Dal 16 al 18 marzo torna fermo Tipicità, l'appuntamento dedicato ai sapori e alla creatività made in Marche. Il festival quest'anno è ricco di novità, a partire dal nuovissimo quartiere fieristico Fermo Forum, 10.000 metri quadrati di superficie che accoglieranno per 3 giorni oltre 70 eventi in programma. Tipicità in particolare si propone con il Salone della Birra Agricola, Birritali. Questa è una grande novità, l'agricoltore che a chilometro ultra zero, diciamo, che produce dall'orzo fino alla birra, al prodotto finito, i laboratori del cioccolato, avremo dei maestri cioccolatieri che appunto si cimenteranno nella preparazione di questo cibo degli dèi cosiddetto, ma soprattutto insegneranno gli altri segreti. Poi abbiamo a tutto riso, tanto per citarne alcune, ma soprattutto avremo la presenza di grossi personaggi. Li cito così a caso: Filippo D'Averio, noto critico d'arte e anche conduttore televisivo anche lo stesso Fabrizio Gatta di Linea Verde, quindi nomi noti del piccolo schermo, ma anche famosi economisti e naturalmente chef, perché non rinunciamo mai al core business di Tipicità. L'enogastronomia, interverranno in show cooking e autentici spettacoli dei personaggi del calibro di Fulvio Pierangelini, di Gabriele Ferron e anche dei cuochi norvegesi, quindi questi sono alcuni spunti per il visitatore. Delizie per il palato e produzioni made in Marche in vetrina. La 21esima edizione di Tipicità è tutto questo, ma non solo. In questo 2013 riaffiora energicamente la motivazione originaria, la stessa che 2 decenni fa determinò la nascita di una manifestazione innovativa, concepita come un grande contenitore di eventi. Pare riesca a farsi non solo interprete, ma anche è stato anticipatore rispetto ad una, direi, individuazione di obiettivi della nostra economia, che si basa chiaramente in modo determinante su quello che è il settore della creatività legata alla moda, in modo particolare la nostra regione e il territorio fermano ne sono un'alta interpretazione, ma affiancandolo a questa nuova, lo era 21 anni fa quando è partito Tipicità, ma ormai consolidata consapevolezza che il presentarsi fuori significa anche saper promuovere quell'alta capacità di qualità produttiva che è legata all'enogastronomia. E Tipicità 2013 è soprattutto un'edizione all'insegna dell'ottimismo, per dimostrare che imprese e imprenditori, a dispetto della crisi in atto, si stanno reinventando, mettendosi in gioco. Un'azienda che continua a essere a fianco di Tipicità è UBI Banca Popolare di Ancona, project partner del festival. Tipicità è sicuramente una di queste, io credo che sia oggi la principale vetrina regionale per promuovere le aziende del territorio e per costituire un luogo di scambio di idee, di messa a fattor comune delle risorse che servono per superare questo difficile momento di crisi, per aprirsi al mondo, perché quella è l'unica via d'uscita per sopravvivere e per continuare a mantenere il nostro attuale livello di benessere economico, che comunque continua a caratterizzarci. Tipicità, come ogni fiera, è luogo di scambio ma anche fucina di idee e stimolo a ripartire. In questo senso il festival può essere considerato un evento in grado di rivitalizzare il mercato. Siamo stati alla BIT, siamo stati al MIGAM, facciamo Tipicità, stiamo organizzando MIGAM Shanghai. Insomma, se sommiamo tutta questa serie di interventi e questa dinamicità della gente del nostro territorio, delle istituzioni di questo territorio, allora io credo che questo insieme, se è vero che non risolve il problema, è vero però che ci consente di mantenere comunque le posizioni, e se poi il tempo cambia, arriva il sole anche da un punto di vista dell'economia, probabilmente ci trova pronti ancora a rilanciare e a far sì che ci sia anche quella soddisfazione e quel sorriso che penso tanta gente, tanti bravi imprenditori e tanti lavoratori meritano. Tipicità è anche incontro con la cultura e la cucina di altri paesi. In questa occasione sarà la volta del Monferrato e della Svezia. Oltre alle vecchie conoscenze come la contea del Nordland in Norvegia, la strada del riso Vialone Nano veronese, la Venezia Giulia e l'estrema punta occidentale della Sicilia con il Trapanese.
e numerosi turisti sono attesi in questi 3 giorni, ha confermato l'assessore al comune di Fermo, Manuela Marchetti. Si è lavorato nel corso dell'anno proprio a questi sull'incoming, cioè con i paesi soprattutto che vengono dal nord Europa, la Norvegia e la Svezia, che quest'anno sarà ospite d'onore. Abbiamo stabilito un contatto proprio in funzione non soltanto di scambi economici e quindi di opportunità che offriamo al nostro territorio, alla regione, per i nostri prodotti di eccellenza, ma anche di scambi turistici. È un festival che vuole essere al passo con i tempi, non può sottrarsi dall'utilizzo dei nuovi media, con la comunicazione digitale e l'interattività offerta dalle applicazioni web. A curare questo aspetto per l'edizione 2013 è l'azienda Tecno General di Fabio Verdecchia. Partecipiamo a Tipicità con il nostro stand, prima di tutto diamo una connettività gratuita a tutti i partecipanti e a chi volesse partecipare, diciamo entrare in Tipicità, quindi connettività gratuita nel senso di navigazione gratuita. In questo senso partecipiamo come partner tecnologico e appunto diamo questa mano, diciamo, di tecnologia all'interno di Tipicità. Appuntamento dunque con Tipicità al Fermo Forum dal 16 al 18 marzo.